Quindi hai capito cosa ha fatto? Mi vieta di vederti e poi ha detto che la nostra amicizia è finita. Non volevo arrivare tanto, ma d'accordo, non posso stare con una persona del genere. Cavolo, in effetti è stata molto cattiva, non me l'aspettavo da una persona così colorata e dolce. Già, nemmeno io. Cosa? Perché Chloe è con Greg? Come osa? Pensavo che l'avrebbe lasciato a me. Beh, Chloe, come osi? Avevi detto che l'avresti lasciato a me. Ma di che cosa stai parlando? Io non ti ho detto proprio niente e poi ieri hai detto che la nostra amicizia è finita, posso fare quello che voglio. Beh, sì, ma... uffa! Non avrai un po' esagerato. Ma stai scherzando? Certo che no. Boh, vabbè. Lezioni finite, ragazzi. Cosa stanno parlando? Allora oggi ci sei per andare in quei posti? Oh sì, ci divertiremo molto. Dai, andiamo. Devo assolutamente fargliela pagare. Ehi, Elisa! Non ho tempo da perdere con te. Calma, io ti posso aiutare. Da come ho capito, hai litigato con Chloe e... perché ti ha rubato il ragazzo. Sì, esatto. Se vuoi rovinargli la vita un inferno... Io sono un'esperta. Vieni con me. Va bene, grazie. Prima sei stata bravissima ad origliare. Abbiamo scoperto tutti i posti in cui vogliono andare. Te l'ho detto che sono un'esperta. Vieni. Sì, ma non ho ancora capito che ci facciamo in gelateria. Salve. Buongiorno ragazze, che gusti volete? Oh no, non vogliamo un gelato. Vogliamo solo che... cioè... fra un po' dovrebbero arrivare una ragazza tutta vestita di nero con un puccio marrone e dei capelli corti. E un ragazzo con i capelli marroni, un po' rasati e anche lui tutto vestito di nero. Vorranno prendere un gelato e tu potresti non darglielo? Ma perché non dovrei? Io sono obbligata, è il mio lavoro. E se ti pagassi? Di quale cifra stiamo parlando? Oh. 1.000 euro? Posso anche dartene di più. Wow, allora sì, accetto. Staccherò le telecamere per un attimo. Bene. Adesso prendo il denaro nel portafoglio. Wow, ah, gli sta proprio bene a Chloe. Poi vorranno venire al parco. Ma cosa possiamo fare? Il parco non si può chiudere, non c'è qualcuno che... Sta tranquilla, ci penso io. Con i soldi si può fare tutto. Chiediamo a questa signora. Salve signora. Oh, buongiorno. Volete imparare qualcosa sullo yoga? No. Ho portato del nastro giallo a strisce nere, sai, quello per le scene del crimine o cose così. Vorrei che lei lo legasse tutto intorno al parco, sa, perché io sono piccola, ho i tacchi, non voglio rovinarmi le unghie. Sì, noi siamo piccole. Ma perché dovremmo farlo? Cioè, è stato un crimine? Oh, sì, cioè, la polizia deve indagare su una faccenda. Io sono la figlia del poliziotto, che stesso è mio padre. Potrebbe farlo? La pagherò? Beh, allora va bene. Visto? Ah, è fin troppo semplice con te, già. Eccoci qui. Oh sì, questo è il negozio preferito di Chloe. Andiamo in cassa. Buongiorno. Buongiorno, come posso aiutarvi? Allora, fra un po' dovrebbero arrivare due ragazzini, più o meno alti come noi. Una con i capelli marroni e corti e un puciu. E un ragazzo con i capelli marroni e rasati. Sono entrambi vestiti di nero. Vorrei chiederle di... quando li vede arrivare, di tirare giù le, non so, la roba, come si dice? Le persiane, insomma, per quando chiude. Perché? Deve fingere di avere il negozio chiuso. La pagherò.
Posso anche arrivare a 10.000 euro. Va bene, certo, dammi pure i soldi. Ah, e con questo abbiamo finito. Eccoci qui nella miglior gelateria della città. Ah, avevo proprio bisogno di una gelate di un gelato con questo caldo. Buongiorno. Oh, questi sono i ragazzini di cui parlavano. Buongiorno. Mi spiace ragazzini, ma noi stiamo chiudendo. Infatti, stavo per iniziare a pulire. Mi dispiace, ma dovete andare. Cosa? Ma come? Ma perché chiudete così presto? E poi di là c'è altra gente. Oh, quelli che sono dei miei parenti, mi aiutano a pulire. Mi dispiace, tornate domani. Ah, va bene. Arrivederci. Arrivederci. Ah, meno male. Allora andiamo già al parco? Sì, dai, una passeggiata mi tirerà su dal morale, da vedere tutti questi gelati squisiti. Già, anche a me. Bene, Serena, l'episodio finisce qui. Scriveteci nei commenti se secondo voi Elisa sta facendo a comportarsi così e a fidarsi di quella riccona. Voi fareste così se la vostra migliore amica insomma, stasse così, il ragazzo che vi piace? E iscrivetevi al canale, lasciate like. Condividete il video e attivate la campanella per ricevere le notifiche di quando pubblichiamo un nuovo video. Ciao!